Mister, buongiorno, Vittorio San Giorgi per Tutto Sport e il Quotidiano di Sicilia. Vorrei fare un passo indietro al post partita di Catania Juve Stabia, Catania, delle ore insomma, che abbiamo percepito come abbastanza turbolente, insomma, si parlava di un possibile pesonero. D'altra parte, insomma, lei lo ha sempre detto, diciamo, fa parte del mestiere, diciamo così, dei rischi di questo mestiere. Le chiedo come ha vissuto insomma, quei momenti, se c'è stato un confronto con la società e se alla vigilia di questa gara si sente, diciamo, mi passa il termine, un po' più sotto esame rispetto alle partite precedenti. Grazie. No, non mi sento, o meglio, mi sento sempre sotto esame. Ho avuto un confronto come sempre con la società, la quale mi dà piena fiducia, mi dice, mi dà sostegno, mettiamola così, che è la cosa più importante. Se vado ad analizzare il mio percorso qua con voi, voi in generale, ma è da quando sono stato preso che sono, diciamo, messo un po' in discussione, perché anzi sicuramente non ho un passato che può essere considerato importante, per cui questa sensazione la vivo da molto tempo. Io però nella mia vita ragiono che non è importante cosa dice, ma chi lo dice. Quindi i miei referenti, con tutto il rispetto vostro, i miei referenti sono i ragazzi, sono la società, sono i tifosi che ci hanno dato grande sostegno oggi. E quindi a me interessa quello che mi dicono le persone che sono importanti per me. Non che voi non lo siate, ma se dovessi ascoltare tutto quello che si legge in ogni situazione, magari di Catania, dovrei far giocare 25 giocatori e dovrei fare 850 moduli. Quindi io sono sotto esame, è giusto che sia sotto esame non solo oggi, e se dovessimo vincere oggi lo sarò anche mercoledì, e se dovessimo vincere mercoledì lo sarò sempre, perché è un lavoro dove sia io che i ragazzi ogni 3 giorni, ogni 7 giorni siamo sotto esame, perché in un attimo possiamo cancellare quello che abbiamo fatto la domenica precedente. Io sono sicuro, e questa settimana forse è stata la più bella, perché poi nelle difficoltà o si esce fuori o si va sempre più giù. I ragazzi hanno fatto una settimana mondiale sotto mille aspetti. Oggi abbiamo avuto un incontro che ci ha dato grande sostegno, abbiamo parlato tanto, e lo dico prima della partita, speriamo domani di non essere smentito, ma difficilmente quando si percepiscono delle cose ciò accade. Ho la sensazione che sia un inizio importante di quello che potremo andare a fare. Poi tra 24 ore vedremo se avrò letto la cosa giusta o non l'avrò letta, ma ho visto nei ragazzi una grandissima voglia di dare un punto di partenza. Sandro Gaglio Web, buongiorno mister. Stessa formazione, stessa squadra, abbiamo da dare fiducia ai ragazzi che hanno giocato l'ultima partita, chiaramente, che purtroppo non è andata bene, anche se diciamo in campo si sono spesi più che mai. Ma riformuliamo la stessa fiducia? Vediamo, io ho detto, noi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni. È cercare di trovare la soluzione migliore per quello che si può andare a fare in campo. Abbiamo 7 partite ora di fila a raffica, no? Tra campionato e coppa. Abbiamo dei giocatori che possono essere più utili magari in una partita 3 giorni dopo che in una partita 3 giorni prima. È il momento giusto per dire, per fare quello che ho detto prima, no? Un punto di partenza dove tutti saranno chiamati in causa e tutti dovranno portare punti e prestazioni, per cui non voglio dire, come ho sempre detto, cosa succederà domani nella formazione, ma sono sicuro che domani sarà una partita del collettivo. Ecco, se per uscire da questi momenti dobbiamo veramente uscirne da squadra importante, dove si giocherà in 11 più 5 che entrano, e chi magari non entrerà giocherà mercoledì, avrà di nuovo l'opportunità di... Dobbiamo ragionare di squadra. Ecco, quello che dobbiamo fare ovviamente nei gruppi dove cambi molto, al di là poi dell'aspetto tecnico-tattico, che secondo me domani conterà relativamente, perché dobbiamo fare una partita umana importante come abbiamo fatto a Caserta per esempio, conterà molto come la squadra nella sua totalità vivrà il pre-gara, vivrà il riscaldamento, vivrà la gara, si vivrà dalla panchina. Dobbiamo pensare che domani
domani la dobbiamo intraprendere come la dobbiamo preparare e giocare come una partita fondamentale per poter iniziare un percorso che, a mio modo di vedere, come ha detto la società, ci deve vedere in alto in classifica. Però oggi, più che parlare di dove dovremo arrivare, dobbiamo costruirci veramente una squadra in campo che poi potrà arrivare dove individualmente meritiamo di arrivare. Buongiorno mister, Francesco La Rosa, Rai TV e Live Sicilia. Due considerazioni. Una, cosa risponde a chi ha sostenuto che questa squadra sia Chirico dipendente? E poi un'altra considerazione. La mia impressione personale è che questa squadra, quando non riesce a trovare subito la via del gol, magari mentalmente un attimino frena. La dimostrazione più lampante è venuta a Caserta, no? Dove è arrivato quel gol, se vogliamo, con tutta la bravura di Chirico, comunque occasionale, no? E la squadra lì ha giocato in scioltezza. Fino a che punto conta l'aspetto mentale? Perché comunque la squadra poi riesce a manovrare, magari non a tirare, non a concludere, però sotto il profilo della manovra diciamo che si è visto qualcosa, no? Quindi fino a che punto lei sta lavorando anche su questo scatto a livello mentale? E poi la storia di Chirico, dipendente o meno? Grazie. Ma, tutte le squadre hanno qualche giocatore che è fondamentale nella zona offensiva. Noi abbiamo Chirico, Bocic, Di Carmine, no? Perché anche Samu ha fatto 4 gol, quindi possiamo anche dire Di Carmine dipendente, no? E però dietro abbiamo dei giocatori dai quali dipendiamo per la fase difensiva. È normale che agli occhi appare che nella fase realizzativa ci sono dei giocatori che sono più determinanti, ma quello ce l'hanno tutte le squadre. Io penso che Chirico sia un giocatore determinante in categoria per qualunque squadra ce l'ha a disposizione, per qualsiasi allenatore possa avere la fortuna di allenarlo. È anche vero che per arrivare a mettere lui in condizioni di fare Chirico dipendente, che non deve essere un fastidio per nessuno, perché ripeto, oggi Chirico, domani anzi è stata anche Di Carmine, poi sarà Marsura, poi sarà Bocic, poi dico tutti gli attaccanti senza star qui a nominare, dobbiamo mettere in condizione davanti di far arrivare la palla in maniera veloce e magari veloce, poi rischio di sbagliare, pulita, o meglio, se riescono a trovare palloni puliti da uno contro uno, da poter fare le giocabili, è più facile che davanti possiamo diventare dipendenti da uno piuttosto che da un altro in ogni momento. È chiaro che Mino è un giocatore forte ed è sempre stato determinante, e lo è anche per il Catania in queste partite. Per quanto riguarda l'aspetto mentale, condivido, e dobbiamo migliorare molto, perché non è detto che si debba trovare il gol subito, non è detto che se si subisce gol bisogna passare 10-15 minuti magari in difficoltà. E mi collego un po' al collettivo, ci sono dei giocatori che ad esempio si nominano quelli davanti per essere dipendenti dal fatto della fase realizzativa, ma ci sono altri giocatori che possono essere e devono essere fondamentali in un momento di difficoltà, e quindi in questa costruzione stiamo cercando di darci delle regole, di capire che non ci dobbiamo far condizionare da un episodio della gara che può essere un gol subito, ma che più semplicemente può essere anche un passaggio sbagliato piuttosto che un'imbucata dagli avversari che ti porta un'occasione da gol per gli altri. Non dobbiamo farci condizionare dagli eventi che possono accadere dentro la gara, ma dobbiamo cercare di giocare la gara nel miglior modo possibile sempre. Poi, come ha detto lei, non posso dire che giochiamo male, perché sarebbe ipocrita. Non è neanche vero che tiriamo poco, perché comunque in C non è che si fanno 250 tiri. Diciamo che in alcuni episodi obiettivamente non siamo stati fortunati noi, magari abbiamo sbagliato una conclusione. Domenica, obiettivamente, senza fare polemica, perché è passata una settimana, però il gol del Juve Stabia è fuori gioco di tanto, veramente tanto. Comunque un episodio, molte volte lo sapete meglio di me, può condizionare, non è un alibi per la sconfitta. Dico che a volte c'è un momento dove ci vuole anche quel pizzico di fortuna che possa far partire una cosa. E se devo analizzare la settimana, se devo analizzare i colloqui che abbiamo avuto con i ragazzi individualmente, collettivamente, tra di loro, ho la percezione che sia la settimana giusta. Ho questa sensazione ogni giorno che è passato da martedì. Ho accumulato più positività che negatività. Obiettivamente è inutile negarlo, martedì non eravamo molto allegri perché non abbiamo fatto una partita che volevamo fare, anche se, come si è detto prima, i ragazzi hanno dato tutto fino all'ultimo in maniera però confusionaria.
ma ogni giorno ho percepito che c'era la possibilità e la voglia di, e più si avvicina, più ci siamo avvicinati alla partita, più questa mia convinzione è venuta fuori. Ripeto, domani spero di potervi dire, ve l'avevo detto, che oggi è una giornata importante per il Catania. Mister, buongiorno, Federico Lo Giudice, Chance Bet News. Avrei tante domande, gliene faccio solo tre, anche in base a quello che ha detto lei. Beh, è normale che tutti, tra l'altro, domani ci auguriamo che lei possa dire ve l'avevo detto, perché ne beneficeremo tutti, stampa, tifosi e società, prima anche lei. È la prova del 9, tra l'altro domani è la nona giornata, ci viene un po' in aiuto anche questo come titolo. È la prova del 9, cioè domani capiremo che Catania realmente dobbiamo aspettarci in questa stagione? Allora, sicuramente ora io in questo lavoro la prova del 9 c'è ogni settimana, non poteva essere quella prima, quella dopo. Sicuramente dobbiamo viverla come una partita importante. Ovvio che conterà il risultato finale e dobbiamo fare in modo e maniera che domani riusciamo a portare a casa il risultato finale. Però quello che è più importante è che dobbiamo avere la sensazione, io, i ragazzi, voi, i tifosi, di giocare 90 minuti da squadra senza farci condizionare da qualsiasi evento viene dentro la gara e cercare di prendere positività. La cosa negativa di domenica è che siamo usciti da là senza avere poi costruito una cosa per il futuro. Okay? È normale che dobbiamo iniziare a fare dei punti, perché questa rosa potenzialmente, individualmente, vale sicuramente di più di dove siamo e dobbiamo iniziare a mettere il collettivo. Questo non vuol dire che non giochiamo da squadra, vuol dire che dentro la partita dobbiamo imparare a vivere determinati momenti, che possono essere quelli del quale ho parlato prima o che possono essere il fatto di capire che è un momento dove si deve fare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi posso dirti tranquillamente di sì, ma poi dovrà essere la prova del 10 la settimana dopo e via dicendo. L'importante è prendere una strada ed è il momento di prenderla insieme, questo sì. Le ultime due, se Rizzo, il nostro capitano, ha i 90 minuti nelle gambe, perché comunque è un elemento importante, e poi le chiedo, visto che in settimana sono circolate tante voci, se ci può dire chi sono gli infortunati, non gli indisponibili, gli infortunati del Catania. Come si dice, Beppe è un giocatore importante, nel 100% nella rosa, okay? È un giocatore che deve sentirsi responsabile, quindi ha tante cose da dover trasmettere. Ora giochiamo, ripeto, molte partite di fila, a mio modo di vedere non ha 90 minuti, ma sicuramente li avrà, magari tra domani e mercoledì li avrà, ecco, sono due partite e tre, compresa l'Avellino, dove dobbiamo cercare di gestire nei ruoli dove possiamo avere un po' di soluzioni. Per quanto riguarda gli infortunati, domani rientrano in panchina Rapisarda e Chiarella, che li porto più per farli vivere la partita, in modo tale che potranno poi esserci utili, probabilmente più da mercoledì che da domani, ma non si sa mai, anche se Chiarella è quasi sicuramente per mercoledì, ma voglio che inizi a vivere lo spogliatoio, la gara, la tensione, perché dopo tre giorni rigiochiamo. Poi abbiamo Quaini, che oggi ha avuto un fastidio al flessore, quindi non ci sarà. Devo portarmi il foglio. Abbiamo Deli, che ha sta rientrando e dovrebbe rientrare lunedì, quindi dovrebbe rientrare dentro noi. Angelo, te non mi aiuti. Rocca, che anche lui sta rientrando e dovrebbe essere settimana prossima, diciamo, forse Avellino, forse il mercoledì col Brindisi, ecco, in quel periodo lì. De Luca non è infortunato. Livieri è infortunato, sì. Veramente l'ultimo, visto che ha cambiato abito, cioè ha cambiato camicia, ha trovato la veste giusta per domenica del Catania? Non è la veste. Avrebbe prima o poi provato qualche... È questioni che a volte ci sono dei momenti in un campionato. La camicia bianca per ora non è andata benissimo, magari nera porta fortuna da funerale, speriamo che non sia da funerale, no, scherzi a parte. Io, al di là dell'abito, ci sono dei momenti dove l'aspetto tecnico, io sono abbastanza fissato nella tattica, nelle cose, penso che siano molto importanti dentro una squadra di calcio, ma ci sono dei momenti dove tutto questo non conta relativamente. Ci sono dei momenti dove
abbiamo bisogno di vincere una partita dove si ha la sensazione di essere squadra per 90 minuti, dove si ha la sensazione che abbiamo fatto di tutto per portarla a termine, non che prima non l'abbiamo fatto. Quelle partite dove magari soffri anche un po' a portare a casa il risultato, okay? Quella partita dove vedi un po' di sofferenza, dove magari non ti riescono le cose ma reagisci all'errore, ecco. Abbiamo bisogno di questo e ho la sensazione che abbiamo fatto una settimana sia fisicamente che mentalmente di livello alto e che ci possa portare ad essere pronti per fare questo tipo di partita domani. Max Licari, Pianeta Catania. Mister, due domande per quanto mi riguarda. La prima si riferisce al modo di stare in campo, no? Per quanto riguarda la partita di domani, perché il Catania affronterà una squadra di un certo tipo come il Taranto di Eziolino Capuano, che sappiamo benissimo in che modo si dispone in campo, molto solida, diciamo, dietro e poi pronta alle ripartenze. Se è previsto diciamo il solito atteggiamento che è stato provato e riprovato dall'inizio del ritiro, oppure qualche variazione dal punto di vista tattico, e poi la seconda gliela faccio dopo. No, beh, domani affrontiamo una squadra allenata da un totem, no, della categoria, una persona che allena da anni, ha valorizzato un sacco di giocatori e riesce a dare un'organizzazione incredibile alla propria squadra, quindi sappiamo benissimo che troveremo una squadra molto ordinata e molto attenta a tutti i particolari. Proprio per questo potrebbe diventare una partita dove sembra che i ragazzi possano essere un po' lenti, ma è quello che chiedo io. Spero che la gente capisca che il muovere la palla orizzontale per cercare soluzioni non sia una cosa di perdita di tempo, ma lo fanno tante squadre anche ad alto livello, ma non che noi, cioè nel senso come idea. Quindi i ragazzi devono stare tranquilli, perché se andiamo velocemente davanti e diamo delle palle dove ci sono tanti uomini avversari, si rischia di fare un po' la partita con Latina, dove ti innervosisci, dove concedi ripartenze. Dobbiamo andare magari meno volte, ma le volte che andiamo essere più incisivi. Quindi per creare questo, un po' mi ricollega a quello che ho detto prima, cercare di trovare l'uno contro uno giusto senza avere la fretta di trovarlo, che poi magari invece è un 3-1 per gli avversari. Per cui dobbiamo essere intelligenti e bravi a capire che tipo di partita ci aspetta, sapendo che troviamo una squadra molto organizzata che cercherà magari di utilizzare delle ripartenze per metterci in difficoltà, e quindi dobbiamo fare in modo e maniera, sia con le preventive che con la circolazione della palla, di permettere a loro di fare poche ripartenze. Variazioni tattiche? Io l'ho detto, domani io penso che i ragazzi la vinceranno come gruppo, non come tattica. Prima domanda per quanto mi riguarda, si è notato che alcuni giocatori importanti di grande valore ancora non siano magari al massimo della condizione. C'è la possibilità che qualche ragazzo, magari un po' più giovane, possa in qualche ruolo avere qualche chance in più? Mi riferisco ai Buà, ai Maffei, tanto per fare qualche nome, ma non solo a loro. Ecco, diciamo in generale, fra virgolette, un ringiovanimento dell'undici titolare. Buà ha giocato domenica. Maffei è sempre detto un ragazzo che ha fatto molto bene in Coppa Italia, sta crescendo, ora facciamo 7 partite, sicuramente anche lui si è conquistato la possibilità di avere altre opportunità. E quindi io non sono d'accordo, io penso che i ragazzi abbiano fatto individualmente delle buone partite, quello che ci è mancato è il giocare insieme di collettivo. Se riusciamo a metterci un po' via di individualità e metterle a disposizione del collettivo, allora appariranno di più anche le prestazioni individuali, perché se vado ad analizzare le prestazioni individuali di ogni ragazzo, sia sotto l'aspetto del temperamento che sotto l'aspetto anche qualitativo, non è che si può dire molto, però tutte queste individualità le dobbiamo buttare dentro un collettivo, ed è la chiave del nostro campionato, è la chiave del Catania, al di là di come andrà domani. Se tutte queste grandi individualità diventano dentro il collettivo importanti, allora diventiamo veramente forti. In questo momento siamo bravi come individualità, ma dobbiamo crescere come squadra. Buongiorno mister, Enzo Stroscia, Globus Television. Parlo all'allenatore del Catania Calcio. Sto parlando proprio con l'allenatore per dirgli che ovviamente sono usciti i calendari e c'è un tour de force enorme, e qui in qualche qual modo l'hai detto prima, il turnover è importante,
perché bisogna essere più cinici nel gioco e portare il risultato con meno fatica. Siccome abbiamo visto che il Catania, quando è propositivo in avanti con il marcamento dalla difesa avversaria, qualche risultato in più l'ha dato, come pensa di amalgamare le partite con l'agonismo di una partita? Posso farmi delle idee su un giocatore, dico è meglio utilizzarlo mercoledì piuttosto che domenica, allora cercare di centellinare, però dobbiamo viverle una per volta. Oggi col calendario che c'è dall'inizio dell'anno, no, perché abbiamo fatto 9 partite in un mese e mezzo fondamentalmente, ora ne faremo 7 in 3 settimane. Non esiste più turnover, esiste il cercare di ottenere il massimo della prestazione. Questi rientri degli infortunati che possono venirci a dare una mano sono utili perché dobbiamo avere dei giocatori. Quindi è ovvio che in queste 7 partite saremo costretti a cambiare spesso modulo piuttosto che giocatori e quindi non è corretto nel senso chiamarlo turnover. È una rosa che durante il calcio attuale ha bisogno di avere tanti tanti titolari, non è come una volta domenica, sai bene o male le squadre. Oggi abbiamo bisogno di tanti giocatori ed è per questo che dico che questo è il periodo giusto per fare così tante partite, perché tutti dobbiamo responsabilizzarci e sentirci importante dentro questo progetto, che probabilmente siamo in un momento dove dobbiamo dare una svolta. Riferisco al collega, non ha citato Di Carmine, le condizioni fisiche? Sta bene, non ha avuto nessun tipo di problema in settimana, martedì forse aveva un po' di affaticamento, ha fatto un lavoro differenziato se non sbaglio, ma si è allenato sempre, sta bene, quindi no, sai, Di Carmine non c'è problema. Salve mister, Leonardo Russo, Futura Production, nelle prossime 2 settimane si disputeranno ben 5 match. E, vista anche l'ufficialità che è arrivata di Catania Benzi il 1 novembre, di fatto ad eccezione magari dell'Avellino sono tutte partite, mi passi il termine, abbordabili per il Catania vista anche il momento che si sta attraversando. Mi domandavo come vi esse la pressione del dover vincere su di lei e sul gruppo squadra. Grazie. Ma la pressione di dover vincere è bella, nel senso, in qualsiasi squadra che domani scenderà in campo, dalla Serie A alla terza categoria, scenderà in campo per vincere. Quelli che dicono andiamo contro le cose, sono cose furbe, no? Nel senso è normale, ho allenato anch'io squadre un po' piccole e dicevo domenica se perdiamo è normale. La realtà è che tu speri di fare un grande colpo quando becchi quelle squadre. Perché tutti noi che facciamo questo mestiere abbiamo la pressione di vincere. In questo momento è ovvio che abbiamo bisogno di una vittoria e dobbiamo fare in modo e maniera che arrivi domani, in modo tale da poter poi preparare meglio un determinato tipo di percorso, ma non è che finirà domani ce n'è, poi mercoledì ne è un'altra e avrei sempre la pressione. Qua è un ambiente, è una piazza giustamente che se vinciamo domani sono sicuro che lunedì vai a prendere un caffè, mercoledì bisogna vincere, quindi non è che ed è una parte, vuol dire che siamo in una piazza importante, se no in altri posti ti accontenti, per cui è un vantaggio, un privilegio e una soddisfazione dover giocare a vincere le partite. Alfio Lombardo, calciatania.com, buongiorno mister e Radio Amore. C'è qualcosa che si sente da dire ai tifosi che si aspetta per domani? Oggi sono venuti a parlarci, devo dire la verità, ci hanno dato un grandissimo sostegno, ci hanno detto che stanno con noi, che sanno che potrebbe, che è un momento di difficoltà e loro ci vogliono stare vicini, quindi a volte si legge e si percepiscono cose diverse dalla realtà. Io sono venute il mio agente e il mio avvocato a 2 giorni qua, siamo andati a mangiare fuori e andavo in giro e tutti siamo con voi. Poi a volte la percezione è diversa, no? Magari si legge 2 cose un po' più polemiche del dovuto, si legge magari certi, posso dire, tanto io non sono noi social, ma su Facebook certi commenti e si dà importanza a quello. È importante chi dice le cose, non cosa viene detto. A noi il sostegno che ci hanno dato oggi i tifosi sarà veramente un'arma e la collego al fatto della settimana.
che ci sta portando. È finita proprio nel modo giusto per arrivare nel modo giusto domani. È per quello che ho tante cose che mi fanno pensare che possa essere la partita. Ora dire, se dico della svolta, fate i titoloni della svolta. No, però ho la sensazione così. Non fatemi vedere domani questo titolo gigantesco. Già l'avete fatta. Buongiorno mister, Rosario Cardillo, Sigre Press. Ha detto più volte che dopo ogni partita è importante fare tabula rasa, dimenticare il risultato che sia positivo o negativo e pensare alla prossima. Tornando da Castellammare, cosa si porta di buono? Perché abbiamo parlato tanto di cose negative, però ci sarà stato sicuramente anche qualcosa di buono. Ma di buono mi porto che fino all'ultimo comunque ai ragazzi in maniera poco ordinata hanno provato. Quindi è una squadra che ha l'energia e la voglia di ottenere qualcosa. Mi porto tanto di positivo più che della partita, della settimana dopo. Perché poi quando c'è una sconfitta magari un po' meno bella, anche se dire immeritata, almeno non me l'avete mai sentito dire, il calcio non, a volte il merito e l'immeritato non è molto importante, però avremmo potuto anche pareggiare, quell'episodio del gol è un po' particolare, eccetera. Però è quello che succede dopo. Ora, si dice che non è importante quando cadi, ma è importante come ti alzi, no? A volte le frasi fatte rendono un po' l'idea. Se avessi percepito una squadra in sta settimana debole, giù, con poca reazione, allora ti porti dentro dei grossi problemi. La percezione che ho avuto io è che i ragazzi si sono veramente responsabilizzati e che hanno una grandissima voglia ed energia di arrivare in campo domani. Quindi quello che mi porto più di positivo, più che della partita, è di come hanno reagito i ragazzi per arrivare a giocare la partita dopo, che è molto molto importante. Buongiorno mister, Damiano Ducci, La Casa di Cigia, lucadimarzo.com. Volevo chiederle di Filippo Lorenzini, ha avuto minuti soltanto contro il Messina in Coppa Italia, come vede la sua situazione in termini di condizione e se potrà essere della partita? Ma Lorenzini è un giocatore, come ho detto prima, adesso abbiamo tante partite e giocherà. Ogni partita ti dà delle indicazioni, no? Se hai diversi giocatori in un ruolo, se sei obbligato a dover far giocare uno, hai poche soluzioni, no? Avendo la possibilità, ci sono partite che magari squadre che ripartono ci vuole un certo tipo di velocità per reggerle, magari altre partite hai bisogno di altre caratteristiche un po' più fisiche, dipende da quello che è. Posso sicuramente sbagliare sia che domani gioca Pippo sia che domani non gioca Pippo, ma sicuramente in queste 7 partite più o meno utilizzeremo quasi tutti i giocatori, per cui avendo tante partite così, più che turnover è più un cercare di capire quali possano essere le soluzioni giuste. Ovvio che nel mio ruolo posso azzeccarle o no, spero di azzeccarle, lo faccio con l'idea di fare le cose migliori per il Catania e non per me stesso, sinceramente. Ed Alessandro Quotidiano di Sicilia. Le chiedo, considerando i numerosi impegni che attendono il Catania, qual è il suo obiettivo a breve termine, in termini soprattutto di punti, e se invece a lungo termine, nonostante il distacco di 10 punti già dalla Juve Stabia, nella sua testa c'è ancora la possibilità di credere alla rimonta e di lottare per il primo posto? Grazie. Dobbiamo, prego, grazie a te. Noi dobbiamo vivere con obiettivi a breve termine, non possiamo permetterci di vivere con obiettivi a lungo termine, perché oggi se noi ci ponessimo l'obiettivo di arrivare primi saremmo depressi, no? Vedi la classifica. Noi dobbiamo vivere con l'obiettivo di domani e poi di mercoledì e poi di domenica e via dicendo, in questo periodo molto ricco di impegni. Per quanto riguarda l'obiettivo a breve termine, non dobbiamo noi pensare a quello che potrà accadere, dobbiamo costruircelo. Io spesso ve l'ho detto in queste conferenze, è inutile venire qua e dire noi vogliamo vincere, è una cosa ipocrita. Dobbiamo fare in modo di costruirci un percorso che possa permetterci di arrivare a lottare per determinate cose. Quello che abbiamo fatto fino ad oggi ovviamente non soddisfa a livello di punti, anche se in alcune situazioni avremmo potuto fare qualcosina in più, e quei 2 o 3 punti in più che sembrano magari ridicoli oggi farebbe vedere tante cose in maniera diversa. Però la realtà dei fatti è che oggi abbiamo un po' meno di quello che dovremmo avere in base alle qualità che abbiamo, e dobbiamo fare in modo di invertirlo. Per quanto riguarda l'obiettivo a lungo termine, noi dobbiamo costruirci
e per me domani diventa una partita importante, un collettivo che possa permettere poi di arrivare ad essere laggiù. Se noi giochiamo e ragioniamo a livello individuale, magari in determinate cose, non arriveremo mai ad ottenere un risultato finale. Voi sapete benissimo che per arrivare là ci vuole una squadra che gioca da squadra, che capisce determinati momenti, e domani secondo me i ragazzi dimostreranno che siamo, che è un punto di partenza, mettiamola così. Buongiorno mister, Salvo Russo, Globus Magazine. Forse sono l'ultimo a fare la domanda. No, le chiedevo questo, in considerazione a tutto quello che è stato detto, a queste settimane che sono state altalenanti dal punto di vista anche umorale, no? È chiaro che non c'è nessun giudizio preventivo nei confronti di nessuno, però il calcio è fatto anche e soprattutto di risultati. Ora, le 7 partite che abbiamo davanti possono essere lette in 2 modi: o finalmente si è trovata la strada per il rilancio, o si deve trovare un'alternativa, cioè forse dal punto di vista caratteriale è forse anche il momento di pensare, non solo di pensare, di vincere quelle partite in maniera anche sporca, perché diciamolo francamente, in questo momento è più il risultato che conta. Ecco, da questo punto di vista la mia domanda è questa: l'identità che una squadra deve avere come il Catania la state costruendo? È definita? C'è tanto da fare? A che punto siamo in percentuale? Ma in l'identità in queste prime 7 partite, in alcune, in tante partite abbiamo fatto cose di un livello buono. Paradossalmente, in quelle partite non è stato magari abbinato il risultato, e in altre partite abbiamo fatto meno bene. E sicuramente dobbiamo trovare una determinata continuità. Quello che ho detto di Castellammare è che siamo andati via senza aver costruito poi un'identità, e quindi dobbiamo far sì che nei 90 minuti si mantenga un'identità che poi ti porti dietro. Il fatto di andare ad aggredire in avanti l'abbiamo fatto quasi sempre bene in tutte le partite, non ci sono state partite dove abbiamo lavorato meno bene. Nella costruzione abbiamo lavorato discretamente bene in alcune partite, bene in altre e un po' meno in altre. Comunque è normale che una squadra possa avere determinati alti e bassi, ma quando saremo invece continui saremo riusciti a costruire un'identità. Dire domani, dopodomani o non ce la faremo mai, ci sono squadre che non ce la fanno mai, ci sono squadre che magari domani si svolte e si trovano determinate situazioni. Penso e sono sicuro che in questo momento una piccola svolta possa far risultare. A volte nella vita, non solo nel calcio, ci creiamo dei problemi giganteschi e pensiamo a milioni di soluzioni per risolvere i problemi, e poi all'improvviso trovi una piccola chiave che ti risolve tutto e dici: ma era così facile? Ecco, ho la sensazione che siamo in quel limbo lì, e domani dobbiamo trovare il modo e maniera di trovare questa chiave, e poi tutto tornerà un po' più sereno. Prego.